Sbrigati, mamma, altrimenti perdo l'autobus. Ciao, papà, ci vediamo. Devi fare il cambio dell'olio. Beh, avendo visto il film ne ho un vago ricordo, sennò se non l'avessi visto si perderebbe nelle nebbie degli anni. All'epoca non si teneva conto di tutte le cose, poi c'è tutta la parte attoriale che ho messo, quando mi chiesero alcuni elementi, ho messo solamente una parte, insomma. È largamente incompleto, non per vantarsene, ma perché purtroppo ne ho fatta talmente tanta di roba che neanche me la Fece ricordo. addirittura, pensa, il presentatore nel 1961-62 c'era il primo programma per bambini dopo Carosello, qui io e Isa Barzizza presentavamo, si chiamava Girotondo Show. E io ballavo anche il cia-cia-cia con Mina, pensa. Tra le sue varie attività preferì più il teatro. Certamente, è una forma di spettacolo più completa. In cui, ecco, la differenza quando uno recita e quando uno doppia. Quando uno recita, recita con i propri tempi. Quando uno doppia, recita sui tempi altrui. Cioè, se quello fa una pausa chilometrica oppure dice 10 righe di battuta tutte d'un fiato, tu devi fare altrettanto. E questo è il doppiaggio. Invece, quando tu reciti, reciti con i tuoi tempi come vuoi, come ti pare, nessuno ti può dire niente. Capito? Questa è la differenza. Oltre che naturalmente è un impegno fisico, gestuale, interpretativo nettamente maggiore. E il doppiaggio è più stressante Ma il come. doppiaggio è stressante oggi perché viene fatto con dei ritmi inumani, perché l'imperativo categorico è contenere i costi a qualunque livello, è raro che ci sono ormai delle. Ci sono ancora, ma ti ripeto, è raro che ci sono dei film tranquilli dove si può lavorare con agio, con tranquillità e senza dover rincorrere sempre l'orario. E invece la maggior parte, sia dei film, sia soprattutto del seriale, ha dei ritmi talmente incisivi che c'è anche poco spazio per insegnare ai giovani, perché o sai fare o sai fare. Purtroppo in quelle 3 ore bisogna fare talmente tanto lavoro per comprimere i costi che o sei bravo, o se no è difficile che Il numero sfondi. dei nuovi doppiatori non è proporzionale al numero del nuovo Diciamo che la lavoro qualità da dei nuovi doppiare. doppiatori non è proporzionale al lavoro come andrebbe fatto, perché siccome il lavoro ce n'è molto, magari quelli bravi sono impegnati, si chiamano persone non all'altezza e si tiene come viene. Quindi il lavoro non è ben rifinito e di conseguenza ci sono delle pecche, però in confronto a quelli più bravi, quelli meno bravi hanno delle chance, ma quelli meno bravi ancora ce ne avranno ancora di meno, perché se devi svolgere tanto lavoro in poco tempo, non hai tutti i requisiti per poterlo fare e di conseguenza vieni messo un po' da parte, oppure ci si accontenta e viene fuori una schifezza, Stato insomma. particolare l'evento per cui le hanno tolto il doppiaggio di Tom Cruise. Sì, È una cosa diventata un po' ma famosa diciamo questa. che è rilevante in quanto è stupida la motivazione, perché mi avevano già tolto Tom Hanks adducendo, per 4 anni non l'ho fatto io, sono tornato a rifarlo quest'anno con il Codice da Vinci, dicendo non hai la voce uguale a lui. Io erano 15 anni che lo doppiavo, dico beh, me ne siete accorti tardi, comunque va bene, sì, non ho la voce come lui, ma lo doppio egregiamente con film enormi come Emilio Verdi, Filadelfia, Apollo 13, eccetera, eccetera. E me lo hanno tolto. Non è che la mia vita è cambiata di molto, ho continuato a stralavorare. E come però è andato via da quella distribuzione che è sempre la WIP, che non ama le voci fisse, ama cambiare le voci, e dopo che ha fatto quei film distribuiti alla WIP, come è cambiato è tornato alla Columbia, l'ho rifatto io. Lo stesso dicasi per Tom Cruise. La scusa è stata sei troppo vecchio. Ma non si deve guardare l'età anagrafica, io ho sempre avuto 10 anni più di Tom Cruise, li avevo 20 anni fa quando ho cominciato, li ho oggi, tu devi sentire la qualità della voce. La qualità della voce si sposa perfettamente, l'interpretazione lo rende al massimo. E non a caso ci ho vinto anche un Nastro d'Argento. Per cui voglio dire, allora se si va con dei parametri così stupidi, quale l'anagrafe o quale le simpatie o quali altre cose, è chiaro che tutto quello che è fattore artistico c'entra ben poco. Se invece si guarda il fattore artistico, si vede che anche un bravissimo, eccellente collega come Riccardo Rossi, che è un amico, è una persona bravissima, non entra in quel viso. Il suo modo di recitare, che è bello, è moderno, non si sposa con quello che è stato che è il mio modo di recitare, che il pubblico conosce. Conosce Tom Cruise con quella voce e con quella recitazione. L'ho amato e l'ho apprezzato per tanti anni, e questo modo mio di esprimermi e di recitare
gli ha donato un'unicità. Allora, se si cambiano le voci fisse, si toglie la personalità all'attore. Una volta era un vanto delle distribuzioni dare allo stesso volto la stessa voce perché si fidelizza il pubblico. Ora, questa mania che ha solo la WIP di cambiare le voci, poi li gioca contro. Non è un caso che i due film siano andati male, non erano grandi film, ma comunque la gente non andava a vedere questi film. Mi hanno scritto un sacco di persone, hanno fatto, come saprai, questa Sì, petizione. Cioè, su addirittura internet. gli hanno fatto un'intervista a Tom Cruise, quelli di Sky Cinema News, quindi assolutamente una testata rispettabilissima, dove gli hanno chiesto: "Ma sai che hai cambiato voce?" Ho detto: "No, non sapevo niente." Quindi anche tutta la letteratura che si è fatta, che lui ha scelto le voci, che lui... O è un grande attore anche nella vita, oppure non è vero, come la WIP ha dato la risposta ufficiale a tutti quelli che hanno sottoscritto questa petizione, cioè le voci sono state scelte in America, non hanno risposto le ha scelte Tom Cruise, perché era una risposta ufficiale e non potevano dire delle menzogne. Quindi probabilmente o si sono sbagliati o effettivamente non l'ha scelta Tom Cruise, l'ha scelta qualcun altro in America, come qualcun altro può essere questa supervisor, che si è così arrogata il diritto in base appunto alla sua veste di cambiare voce. Per carità, io continuo a lavorare, mi dispiace perché è un attore a cui ho dato molto, il pubblico si è affezionato, il pubblico ha detto la sua, viva Dio, non ha subito passivamente queste cose, e vedremo come va a finire. Adesso Tom Cruise ha divorziato dalla Paramount e Sì, speriamo che... per quel caso della Ma religione che non è solo quello seguiva. dei Scientology, ci sono chissà quali altri motivi. Io ero in America quando è successa questa cosa e tutti gli opinionisti dicevano che c'è qualche altra cosa sotto. Non lo sapremo mai, sono cose troppo più grandi di noi. Però, per quello che concerne me, l'importante è che non faccio film con la Paramount, con la WIP e con Steven Spielberg, di cui questa supervisor è la responsabile. Perché? Perché è molto probabile che le altre distribuzioni vogliano fidarsi alla solita voce, quindi alla mia. Sapevo che Staremo a vedere. addirittura lei si è incontrato con Tom Io Cruise mi sono incontrato, lui mi ha fatto un e autografo bellissimo con la gli ha fatto i dedica, Robert, thank you complimenti for per your la voice. Si voce. era arrabbiato perché io non l'avevo doppiato su Eyes Wide Shut, mi aveva dato il numero della sua agente. Se fosse successo un'altra volta, quando è successo questo fatto, io ho scritto al suo agente e lui mi ha detto che questa supervisor appunto aveva carta bianca in quanto il film era finanziato da Spielberg. Di conseguenza questa poteva fare vita, morte e miracoli. Ma ti dirò un'altra cosa. Quando Tom Cruise, e io avevo già doppiato il trailer della Guerra dei Mondi, e quindi poi hanno scelto Riccardo Rossi. Quando Tom Cruise l'anno scorso è venuto a Roma per prendere il Davide di Donatello, Riccardo Rossi stava doppiando il film e aveva già doppiato la presentazione. Con Tom Cruise in sala al Davide di Donatello hanno mandato il trailer con la mia voce. Ora, se lui l'avesse scelta, avrei potuto dire: "Che cosa avete fatto? Avete mandato in un consesso di questa importanza una voce che io ho rifiutato?" Non è possibile. Quindi le cose sono diverse da come vengono dette e da come stanno, ma comunque solamente i fatti ci diranno. Io ho fatto cattivi in tante altre situazioni, ma Ralph Fiennes è un attore molto particolare, un attore molto duttile, un attore molto bravo, però anche noi siamo attori. E quello era uno dei primi film che faceva. A me, dico che mi piacerebbe farlo perché è un attore che sento molto vicino, però Roberto Fedicini lo fa in maniera eccezionale. Cioè, ognuno di noi ha degli attori che ama, anche se non li fa, e che dice: "Però mi piacerebbe farlo." Ma va benissimo così, ognuno ha il suo campo d'azione. Però la difficoltà degli attori di presa diretta è che quando si vengono a doppiare e non hanno una grossa padronanza del mezzo del doppiaggio e anche una grossa padronanza artistica di sé, trovano un'estrema difficoltà a ricreare al buio, al freddo. Che noi dobbiamo a freddo, non è che siamo dentro la scena. Le stesse emozioni che hanno provato sul set, con preparazione, con tempo, con studio, con tante volte che si rifà, con tanto tempo a disposizione. Doppiaggio, vieni qui a freddo, al buio in una saletta, vai, tac, tac, rifai e te ne vai. Quindi, questi problemi, Giancarlo Giannini, che è un signor attore, quando fa l'attore e poi si va a doppiare, non li ha, perché è uno che è un grande attore, non è padrone dei propri mezzi. Tanti altri colleghi doppiatori che fanno gli attori, anch'io non ho questi problemi. Perché? Perché ormai il mestiere lo conosco. È sempre un fatto di padronanza di se stessi e del mestiere. È certo che se uno si doppia
poche volte, oppure non viene usata la presa diretta, perché la cosa migliore è usare la presa diretta. Certo che trova difficoltà, perché non è padrone della tecnica e non è padrone di sé. Un cartone animato che ho visto quando ero piccolo, non so se lo ricorda, era E Kiashan. come no? Addirittura mi interpellarono poco tempo fa per doppiare il film di Chiedi alla società, andò a gambe per aria, non so cosa successe a livello questa società che doveva fare questo doppiaggio, e lo fece qualcun altro. Se no, volevano che lo rifacessi, anche se erano passati tanti anni, perché dice la tua voce non è cambiata così tanto da poter giustificare un cambio. Infatti, sì, io sento delle cose mie vecchie e ho ancora la voce estremamente simile, Sì, per fortuna, finché dura. giovanile. Nascono Sì. formate, nascono dure, nascono rotte, nascono rocker, nascono sgranate, e quello è un fatto. Ma la voce è uno strumento di cui bisogna aver cura. Lei ce lo vede un grande pianista a fare il muratore durante la domenica in casa? No, ha cura delle sue mani. E io ho cura della mia voce. C'è chi fuma 40 sigarette, c'è chi beve, c'è chi fa stravizi, c'è chi fa tardi tutte le sere. Io ancora oggi, dopo 40 e passa anni di professione, se l'indomani ho un turno impegnativo, vado a letto presto, sto attento a quello che mangio, a quello che bevo, a non fare, non fumo. Cioè, e quindi la manutenzione del mio strumento è a livello ottimale. Non siete valorizzati molto, in TV, non venite mai chiamati a Ma talk show, io dunque sono. forse a parte lei, No, però voglio in. dire, c'è un fatto. E il fatto che il pubblico ci conosca, perché tantissima gente non è che riconosce solo me, riconosce anche tantissimi altri colleghi. Ci apprezzano, ci amano, perché gli diamo delle emozioni che altrimenti, tramite questa differenza linguistica, non riuscirebbero a provare. Apprezzerebbero a grandi linee l'interpretazione, ma nello specifico non ne godrebbero, e quindi noi siamo un tramite estremamente importante. Non siamo apprezzati solo dal pubblico, appunto, che ci riconosce, ma anche dalla critica. Quindi, oltre a questo discorso della petizione, ma non sai quanti giornali hanno scritto questa cosa, che non era necessario, che non si capiva perché, non era giusto. Non era giusto per il pubblico cambiare voce, non si rispettava il pubblico. Quindi, non solo per quello che riguarda me, ma anche per altri colleghi, togliere la voce, ripeto, è snaturare l'interpretazione. Però il fatto che il doppiatore non sia così noto, diciamo, a livello così mediatico di intrattenimento, io trovo che in parte sia anche giusto. Non scordiamoci che io sono molto conosciuto dal pubblico perché ho un grosso passato di attore. Ferruccio Amendola, molto conosciuto dal pubblico, era molto conosciuto perché aveva anche lui un grosso passato d'attore. E quindi eravamo già dei volti noti che venivano citati dalla stampa, dalla critica e conosciuti dal pubblico in un contesto più ampio. Il doppiatore, in realtà, secondo me, deve essere un po' anonimo, proprio per non sovrapporre la propria immagine a quella dell'attore che doppia. Perché noi doppiamo non solo un attore, due attori importanti, ma ne doppiamo diversi? Perché è importante questa capacità camaleontica che ha il doppiatore di non rimanere sempre simile a se stesso. Quando tu fai bene il tuo mestiere, tu devi riprodurre un'interpretazione. È chiaro che un attore che tu doppi, prendiamo Tom Cruise, recita in maniera diversa da Tom Hanks. Quindi il mio modo di recitare, se io riproduco la sua interpretazione, cambia. Cambia il mio modo di respirare, cambia il mio modo di interpretare, cambia anche al 50%, più o meno, la mia emissione vocale, quindi divento difficilmente riconoscibile. Nessuno avrebbe mai detto che io sarei stato capace di doppiare Truman Capote, per il quale adesso vado a ritirare il premio al miglior doppiaggio a Voci nell'ombra, perché è una voce tutta particolare, tutta strana, tutta gay, tutta così, fatta di sonorità pazzesche. E io sono stato in grado di riprodurla, con la mia voce rotonda, morbida, maschia, tutto quello che volete. Ho fatto questa voce particolarissima. Perché? Perché siamo attori. Mi sono camuffato e ho fatto un'interpretazione. Questo è il doppiaggio, questo è essere doppiatori. Quindi il doppiatore deve stare un po' nell'ombra. Lo è la voce di quel personaggio, perché tu cambi il modo di recitare, cambi il tuo modo di respirare, cambi la tua espressività, cambi la tua emissione vocale. Certo, la voce tua è quella. Cambia al 50%, 40%, 35%, però cambia. Ed è questo che fa la differenza. Ci sono tanti attori che, a parte delle vocalità particolari che le riconosceresti comunque, sia che doppiano Antonio, Giovanni o Francesco, hanno una voce talmente particolare che le riconosci comunque. Ma ci sono anche dei grandi attori, dei grandi doppiatori, che
E questo avveniva soprattutto nel passato, sovrapponevano la propria immagine, la propria sonorità, la propria interpretazione a quella dell'attore sullo schermo. Cioè, l'attore sullo schermo era un guscio vuoto al cui il doppiatore, non facciamo nomi, X, nel quale il doppiatore X si installava. Per cui era il doppiatore X che faceva quel ruolo, casualmente nel corpo di un grande attore americano. Non è così. Oh, Marlon Brando, Kevin Costner, Richard Gere. Secondo lei, quando sono stati Ci doppiati hanno in guadagnato. Italia, ci hanno guadagnato a Certamente prendere. più maschia, più rotonda, più morbida, più dura a seconda. Perché Richard Gere così, Kevin Costner così, cioè hanno delle voci sgraziate, non adeguate non solo al loro fisico, ma ai ruoli che ricoprono. Le persone di colore gli viene data una voce un pochino Sì, perché si sa più. perché il negro deve avere la voce grossa, La voce oppure grossa, roca, mentre non in si sa. America è C'hanno più. delle voci normalissime come tutti i cristiani. Però certe volte i clienti dicono: no, voglio una voce così. Ci si fissa E su. vabbè. Il ritorno al futuro, ormai potremmo dire che il futuro è già passato. Quindi ritornate al passato, andate oltre il futuro e state ben nel presente, continuando ad amare, se è possibile, tutto ciò che viene doppiato professionalmente. Ecco, sappiate riconoscere ed amare ciò che è doppiato professionalmente da ciò che non lo è. E grazie di tutto.